Qual era la mia grande sfida? Quello che praticamente tutti pensavano di fare, ma sino ad oggi nessuno c'era riuscito, di far ritornare il romano e la gente appunto a Via Veneto, che la gente non frequentava più questa strada, soprattutto, e non andava a cena negli alberghi. Quindi credo che praticamente il progetto è vincente. Ma è vincente perché? Perché probabilmente per fare pure un'autostima è il fatto che se tu non freghi la gente, gli fai pagare poco, mi fai pagare poco, perché da me praticamente alla carta, senza menù di degustazione, perché vi odio. Quindi io ti do il menù e tu ti scegli quattro portate, compreso il pesce di pescato giornaliero fresco di mare, non di congelata a bordo che è buonissimo, non di allevamento che è buono, però proprio culturalmente io da siciliano non ci arrivo assolutamente. Ho degli handicap. Paghi 70 euro praticamente a persona, i vini partono da 14 euro, quindi faccio rilassare tutti, tutti stanno bene, si godono questa la meravigliosa terrazza praticamente su Via Veneto con questa bellissima atmosfera, perché no? Secondo te la tua cucina è afrodisiaca e quali piatti sono quelli che proprio possono scatenare passioni attorno al tavolo? Allora, io credo che la cucina afrodisiaca per antonomasia non esiste, ma perché? Perché è afrodisiaco ciò che fa piacere al palato e anche alla vista. Quindi che significa? Che se io mangio bene e se praticamente c'è una buona digestione e il cibo praticamente mi ha comunicato un'energia positiva, con la mia partner o voi col vostro partner o la partner con la partner o il partner con il partner, oggi dobbiamo essere aperti a tutto, praticamente hanno un buon rapporto sessuale, afrodisiaca al massimo, fatto di profumi, di leggerezza, quindi quando si andranno a scambiare energie bocca a bocca non troveranno praticamente i pezzi di aglio e cipolla, ma troveranno praticamente pezzi di mentuccia, basilico, mandorline, agrumi, capito? Cioè profumi, perché oggi praticamente i sensi sono stimolati assolutamente dai profumi. In questo poco più di un mese hai visto passioni nascere attorno al tavolo? Ma certo, a prescindere qui praticamente che la location, diciamo che ci sarebbe un detto molto famoso, solamente che non mi sembra il caso assolutamente di dirlo. Però in questa terrazza praticamente chi non riesce a fare le cosine vuol dire che non ce l'ha, capito? L'ho detto in italiano. Okay. Diciamo che l'atmosfera fra il cibo profumato e leggero e questo vento, il ponentino che si alza la sera, il fondo di musica buona, l'atmosfera praticamente che si respira qui antica, fa sì che la coppia in senso lato si accoppi.